decorate the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. E siamo nel cuore operativo cantieristico della Wave Golden Tower e della Wave Platinum Tower a Jesolo, sempre TM Costruzioni. Andiamo a vedere cosa sta succedendo, a che punto siamo con i lavori. Del carnaval, del carnaval. Qualcuno si potrà domandare la differenza tra un cantiere in centro città eccetera e un cantiere al mare. La differenza sta qui proprio nella consistenza del terreno e nei ritrovamenti che possiamo avere durante gli scavi nelle varie zone. Ad esempio qui troviamo una conchiglia, centro cittadino è difficile, si trovano più sassi, magari un fossile. Qui conchiglie e non una, più conchiglie. Ecco, questa è la differenza, credo. Ah, forse questo è un sentiero che è stato fatto proprio perché il terreno è particolarmente sabbioso, per cui per portare, non so, l'asdraio, portare queste cose qua, serve il sentiero. O forse per non scottarsi i piedi, perché sapete che la sabbia scotta. E allora hanno fatto il sentiero. Attento, adesso andiamo dentro di qua. Ma cosa abbiamo qua? Abbiamo il livello portato col battifilo. Sentiamo dei rumori, rumors. Mac versus Cantier. Vedete, ci mettono anche delle insidie per non farci capire come andare su, ma noi prima o dopo troviamo la strada. Buongiorno, buongiorno, stiamo mettendo Cristi dappertutto anche qua, andiamo su 13 piani di Cristi, un Cristo oggi, un Cristo domani, viene su una grande casa. Adesso giro per i cantieri e so praticamente tutto. Vieni qua Giorgia, tu chiedimi qualcosa e io te lo spiego, dai, che sapete ormai chi è. Giorgia voleva farmi delle domande sul cantiere e io sarò pronto a rispondere. Vediamo. Bene Mac, allora, cosa sono questi pezzi di ferro? Semplicissimo Giorgia, queste si usano nelle casse forma, cioè per tenere uniti, diciamo, e in bolla le tavole per la gettata, si usano questi che sono quello che potrebbe sembrare un goniometro. Ma il goniometro non è tondo, scusa. Il nostro operatore ci suggerisce il calibro. Quello che potrebbe sembrare un calibro. Invece serve a tenere unite due cose di legno. Basta che non me la tiri in faccia. Due tavole di legno che poi dopo te le faccio vedere meglio. Va bene, va bene. Cosa ci potrebbe essere da quello che vuoi, è proprio così. Ma scherzi, su tutto. Li vediamo questi paletti di ferro? Essendo cemento armato, prima della gettata viene posta l'anima metallica, che sono quelle gabbie praticamente che poi vanno all'interno del muro, quindi si posiziona la gabbia all'interno della cassaforma e poi si fa la gettata. Andiamo a chiedere a qualcuno se ti assume, perché ti vedo no, molto... No, no, ma sono già assunto. Ah, sei già assunto. Ah, ok. Sì, sono qui per spiegarti. Va bene, facciamo una passeggiata. Cosa stanno facendo questi ragazzi? Con un martello uno dei due sta posizionando un Cristo e lì possiamo vedere l'oggetto di prima, di cui mi chiedevi spiegazioni, messo in opera. Vedi, non dico cavolate, si usa anche per tenere questi ponteggi in legno praticamente. Allora Mac, cos'è questa cosa? Tagliare la carne? Cosa? No, veramente, scusa Giorgia, no. Se mi fai domande io ti rispondo. Se vuoi sapere veramente come sono le cose, se siamo qui per scherzare... Chiedo scusa ingegnere. Siamo qui per scherzare, me lo dici prima. Ok, vabbè, chiedo scusa. Mi chiedi a domande e rispondo. Cos'è questo? Beh, semplicissimo, tra l'altro, cioè non farmi domande puerili. È chiaramente una sega elettrica. Questa è una sega elettrica. Dai, allora... Mac, cos'è questa? Questo è un legno, un pezzo di legno. Si aziona la sega e viene, esercitando una lieve pressione, tagliato il legno. Procediamo con il nostro giro con l'ingegnere. Ah, Mac, guarda cosa c'è là. Ti ricordi? Mi ricordo, sì. Questo è quello che capisci tu di solito. Oltretutto è da
4.000 kg. Mamma mia. 4.000 kg che io sollevo come se fossero 4.000. Tu sei ingegnere. Beh, l'ingegnere solleva molti chili senza... si sa. Allora, siamo arrivati qua davanti a questo muro dove io ho riconosciuto due canne che servono per cosa, ti ricordi? Certo, questa qui è una cannetta che con sfruttando il principio dei vasi comunicanti serve a riportare un livello da questo muro, ad esempio, a questo. D'altronde siamo al mare e abbiamo trovato l'acqua, no? Vedete che se tu lo tieni così, allora il livello... Se io ho il livello qua, tu avrai lo stesso livello di là. Cioè, praticamente io segno il livello qua e a distanza lo riporto perfettamente di là. Sei ammirata? Sei ammirata, dici? Sì, un sacco ammirata. Sei ammirata araba. No, anche perché... No, comunque, volevo dire, di solito questa cosa si usa anche, cioè si usa il laser, no? Allora, sì, si usa il laser, ma anche il phaser. Si usa uno strumento laser per riportare i livelli in tutta... Okay. Però è più laborioso, poi costa un sacco. Una cannetta cosa costerà? Con 10 euro. Ed è precisissima, perché la fisica non è un'opinione. Aspetta, no, non mette... bisogna riporla così, di modo che l'acqua rimane vicini. Dalla Wave Gold Tower vediamo la posa dei mattoni, vedi? Siamo al secondo piano lì, sono arrivati al terzo probabilmente, devo mettere probabilmente mattone su mattone, viene su una grande torre. Una grande torre, sì. Qui secondo te perché è così segnato a matita? Perché gli antichi usavano segnare così le pareti di modo che altri antichi dopo migliaia di anni dicessero: ma cosa c'era scritto lì? Niente, in effetti, però per rompere le scatole e creare un po' di mistero segnavano. Sei puntate di Voyager che ci fanno qua, vediamo se capiscono come le abbiamo fatte per creare scompiglio pur di ridere alle nostre spalle. Ecco spiegata la storia del mondo. E dalle torri alle torri, siamo alle nuove torri, e siamo in quello che sarà uno splendido salone. E come potremmo arredare questo open space? Esatto, open space. Andiamo a vedere. Io direi di mettere un divano gigantesco che mi prende tre quarti della parete, bianco. Faretti. Faretti, come se fosse un cielo stellato. Esatto, lì mettiamo tre televisori. Uno, sì. Per vedere alla Channel le cantieranno. Un mobile dove c'è il bar. Mobile bar, esatto. Ottimo. Ricordiamo che questi saranno appartamenti di lusso, no? Eh sì, un bel contesto, sì, molto bello. Esatto. Ah, attenzione! Il nostro ascensore. Detto anche pozzo. O ascensione. Che mi ha preso in giro l'altra volta. No. In realtà è un ascensore. Un ascensore pneumatico, idraulico pneumatico, perché sappiamo che al giorno d'oggi si utilizza il sistema pneumatico idraulico e non a contrappeso. Si utilizza più il sistema contrappeso, che è un sistema un po' vetusto, diciamo. Però quello pneumatico ha la caratteristica, la peculiarità di avere molta meno manutenzione. Bravissima. Ce l'abbiamo fatta, sono qui. Bravissima. Vedete quante ne so. Quante non ne so io. Quante... Questo qui è tutto quello che è polistirolo, poliuretano espanso, serve per la coibentazione degli ambienti. Noi sappiamo che queste torri verranno costruite in classe A ed avranno una coibentazione fatta appunto con questi materiali, quindi cappotto termico. Quindi cosa serve? Che caratteristiche ha? Serve per isolarlo dal caldo e dal freddo, per cui ci sarà un impegno energetico minore per poter avere la massima resa. Ma sai cosa stavo pensando? Poveretto quello che abita al tredicesimo piano se si rompe l'ascensore. Quello che abita al tredicesimo piano abita in un attico, quindi poveretto, sta anche bene dove sta. Sta anche bene dove sta. E abitare in un attico, si sa che puoi farti la pista di atterraggio per l'elicottero. Ah, giusto, quindi ti arriva la spesa direttamente in casa, apri la finestra e... Pazzesco. Ti piacerebbe? Molto, ma non è detto che, insomma, non si faccia. Non
non si faccia. Ma tu non ti stavi costruendo la casa, scusa? No, la sto costruendo adesso. Questa come seconda casa, diciamo. Una la sto costruendo verso Padova e una in Groenlandia. Addirittura? Quella di Babbo Natale. Ma scusa, ma Babbo Natale è in Groenlandia? Ma no, in Polonia. No, in Polonia. Perché in Polonia? Ah, in Lapponia. Ah, in Lapponia, Lapponia. Ah, Lapponia. E quelli sono i pannelli che serviranno per il cappotto del Platinum, condominio Platinum, Wave Platinum, c'è scritto. Serviranno per il cappotto, per la coibentazione. Queste invece sono tutte le anime metalliche che servono per il cemento armato, per i muri dei due palazzi. Tutto molto chiaro, perché in questo cantiere c'è un sacco di materiale. E c'è anche un ingegnere comunque molto preparato. Ah, chiedo scusa.